Wahey, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2. Come detto nello scorso video, quello di oggi sarebbe stato un episodio extra, ovvero cosa andrò a fare? Avevo voglia di affrontare, insomma, una modalità particolare, ovvero questa qui, che però non era proprio questa. A quanto pare... Ora io sono molto curioso, perché se vi ricordate io, nello scorso episodio, ho fatto vedere che qui c'era il boss termaiale. Oggi invece c'è Trisalamandra, quindi è probabile che ogni giorno cambino i boss. E non è una cosa malvagia se ci pensiamo. Ho poi però scoperto che per affrontare questo tipo di sfida ci vuole una pietra particolare, e non si trovano spesso queste pietre. Puoi avere fortuna se le trovi da scavulcaniano una volta al giorno, e quindi insomma non è proprio un bene che il boss cambi di continuo e devi aspettare che ti capiti il boss che ti piace per poter affrontare poi la sfida. Non è proprio eccezionale questa modalità se ci pensiamo bene. Ecco, invece quindi Jay ci ha aggiunto la missione nello scorso episodio, ma non volevo provare questo, io volevo proprio fare una di queste tre missioni, ovviamente la prima, dato che sono di livello 10 anch'io con la squadra, e il 30 sarebbe molto molto tosta, il 50 neanche ne parliamo. Quindi, proviamo questa modalità che dovrebbe regalarci più esfere, cominciamo, dai! Eccoci qua, si parte direttamente, anche se là sopra vedo un occhio scrutatore, che ci guarda. Sì, in base a dove ci muoviamo lui guarda. Molto molto bene. Ok, vediamo un po'. Sono molto corte queste missioni. 5 minuti per ogni piano abbiamo. Ah, ok. Quindi sono molto più corte delle missioni standard, in teoria. Ok, questa bambola non mi interessa, ma per passare dobbiamo per forza romperla. Facciamo il giro. Ovviamente c'era il giro, no? Vediamo un po' se qua sopra troviamo la strada che ci condurrà al boss. Non ho visto quanti piani erano. Oh, però possiamo anche farci amici di Yo-Kai che incontriamo, perché no? Inoltre poi quando si combatte contro i boss si può anche fermare il tempo. Meglio, non proprio fermare il tempo, ma usare la clessidra per far sì che loro rilascino delle spereoni, e quindi incrementare il nostro totale. Vai ragazzi, andiamo, andiamo. Ah, ok, proprio classico. Eh sì, classico. Mannaggia, dov'è? Ah, ok, sapete che non mi ricordo come si combatte? Lei apre l'occhio per un... Lei o lui, non so. Apre l'occhio solo per un certo periodo di tempo. Ah, ma è molto debole. Dato che è molto debole si può fare molto veloce, direi. Forse è cambiata anche la modalità di combattimento, praticamente. A quanto pare. È molto molto debole. Io tenterei anche il livello 30, sapete? E non so perché la mia voce sembra quella di un... Sembra strozzata, non lo so. Ah, bomba incendiaria. No, la eviterei, grazie. Non me ne faccio nulla, a parte rivenderla. Anche se poi quando scarti gli oggetti le sfere oni ti vengono in automatico, quindi... guarda, con la stessa squadra di prima io ora proverei a fare il livello 30, perché il livello 10 insomma è abbastanza facile. Non posso farla? Ah, non ho le pietre per farla! Quindi in base alle pietre che ho posso affrontare una determinata missione. A questo punto allora facciamo questo piano speciale dell'altra volta, dai! Dato che devo per forza avere le pietre per affrontare determinati yokai... Facciamo le missioni che c'erano nel primo labirinto, insomma. Anche perché a quanto pare è ricominciato dal numero 1. Ecco, ora dovrebbe esserci il boss, sì. Vai, partiamo subito. Vai, vabbè, finita. Non ho avuto neanche tempo di capire che stava succedendo. Molto molto semplice. Questo mi sembra che fosse quello che c'era anche nello scontro tra i generali. Andiamo a fa, va. Facciamo pure questo, ma andiamo un pochino avanti, dai.
Eccolo qua, va. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, com'è andato giù. Oh, 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 attenzione lì. Però intanto un oggetto per due. Potrebbe anche essere una medaglia, perché no? Invece no, una bambola di ferro. C'è tutto osso, bene, big boss. Quindi forse è l'ultimo di questi. Aspetta un po' però. No, io vorrei capire una cosa. Anche se l'ho appena fatto. Ah, ma è un altro. Livello 20. Ah. Però andiamo avanti, facciamo tutto osso, dai. Più interessante vedere un boss nuovo. Nuovo per quanto riguarda questo video, non per quanto riguarda la serie in generale di Yo-Kai Watch. Quindi boss nuovi, se non giocate a Puni Puni ce ne sono pochi, però ci sono, dai. Perché a parte Puni Puni, molti Yo-Kai tipo la famiglia Bundori solo qui c'è. Perfetto, ecco qua tutto osso, big boss. Vabbè, gli meno già da ora, dai, non mi interessa, voglio proprio menargli, fargli male. Ah, però, sì, c'ho la blaster, c'ho... Facciamo un po' prima, facciamo, dai. Vai, è andato. Vabbè, così è facile, poi questo è debole, dai, sono i primi boss, come se fossero i primi boss. Ah, ok, perfetto, no, mi ero preoccupato. Che roba... Ah, uno scudo. Niente, allora, via. Vediamo se continua, perché a questo punto sono interessato. Voglio dire, è un gioco a sé stante, piuttosto più forte. Lo facciamo? A questo punto, allora, ci fermiamo qui. E continuare nel prossimo episodio con la storia. Inoltre, quella di InDJ non era che lui si univa al gruppo, ma ci dava una missione. Quindi c'è anche la missione di InDJ. E credo che sia una specie di... side quest per aiutarlo a ritrovare appunto Cindy, la sorella. Non so se poi magari andrà anche a influire sulla storia principale, però lo vedremo comunque sia nel prossimo episodio di Yo-Kai Watch Busters, che lì andrò avanti davvero con la storia. Quindi Gugi, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!